Sorrisi, applausi e tanta tanta commozione. Sono stati questi i sentimenti che hanno padroneggiato al primo spettacolo teatrale tenutosi nel nuovo auditorium di Monte Corvino Rovella, dedicato a Don Gerardo Senatore, sacerdote molto caro agli abitanti della cittadina picentina. Lo spettacolo, intitolato Il vero senno e la pazzia, è stato messo in scena dai bravi ragazzi dell'oratorio Michele Poppiti di Olevano sul Tusciano. Una compagnia teatrale costituita da soli giovanissimi che fin dal primo ingresso sul palcoscenico hanno suscitato i sorrisi e gli applausi del pubblico, incantato e dilettato dal ritmo serrato delle vicende comiche in cui il protagonista, Ciccillo Sciosciamocca, si ritrova per mezzo dei suoi imbrogli. Il giovane, infatti, fa credere allo zio di essersi laureato in medicina e di aver aperto persino un manicomio. Ma quando lo zio si reca a Napoli per verificare la cosa, il ragazzo inscena un finto ritrovo per pazzi all'interno della pensione, i cui proprietari e clienti, a conti fatti, del tutto sani non sembrano. Se in un primo momento la burla sembra riuscire, ben presto gli scambi di persona e i fraintendimenti lasciano posto alla nuda verità. Il povero Sciosciamocca dovrà sì chiedere scusa ai presenti, ma nel contempo capirà che un po' di pazzia è da prescrivere anche al paziente più sano che ci sia. Insomma, una riapertura trionfale che ha suggellato un gemellaggio tra l'unità pastorale di Olevano sul Tusciano e la parrocchia di San Pietro di Monte Corvino Rovella. Ed eccola qui con noi un servizio molto particolare dedicato alla nostra presentatrice del nostro settimanale, Alessia Ciancio. Oltre ad essere brava sul palcoscenico come presentatrice, è anche brava dietro le quinte, regista di questo spettacolo. Com'è andata la serata? La serata è andata benissimo perché i ragazzi hanno fatto di tutto per cercare di dare il massimo a Monte Corvino Rovella, che festeggiava un evento importante, il battesimo di questo grande auditorium dedicato ad un personaggio che è nel cuore di tutti i montecorvinesi. Anche per questo abbiamo deciso di portare un testo molto forte, un testo che ci fa riflettere. Nel periodo di Natale si ha bisogno di riflettere, di ragionare su se stessi, ma anche sul mondo che ci circonda. Per Alessia Ciancio questo 2012 che sta per lasciarci un bilancio. Il mio bilancio è nettamente positivo perché ho avuto soddisfazioni in tutte le cose che faccio. I ragazzi della mia compagnia sono stati molto bravi, a volte ovviamente sono ragazzi, mi fanno arrabbiare, ci fanno sudare perché è tanto faticoso portare 15 giovani scavestrati fuori, farli dilettare con l'arte, però diciamo che il bilancio è positivo, sono felice di questa esperienza e sono felice di aver collaborato anche con la redazione di M News e con questo pubblico meraviglioso che ogni settimana ci segue.